Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per parlarvi del caso di Elvira Orlandini. Elvira nasce nel 1925 a Toiano, un piccolo borgo in provincia di Pisa. Lei è figlia di Antonio e Rosaria, che sono due persone molto umili e lavorano molto duramente nei campi per sfamare la propria famiglia. Lei viene considerata una ragazza tra le più belle del paese, e infatti aveva molte persone che gli stavano dietro, ma lei pensava solo a sposarsi con il suo ragazzo. Lei infatti era fidanzata con un ragazzo di nome Ugo Ancillotti e dopo la mietitura si sarebbe sposata con lui come facevano tutte le ragazze dell'epoca. Infatti lei aiutava molto i suoi genitori nei campi e faceva anche la domestica presso una ricca famiglia chiamata i Salt. E fin qui tutto bene, ma il 5 giugno del 1947 in paese ci sono i preparativi per la festa del Corpus Domini. Sono le 2 del pomeriggio ed Elvira, come al suo solito fare, sta aiutando i suoi genitori nei campi e con un asciugamano e una brocca sulla spalla si dirige verso la fonte per andare a prendere dell'acqua. Durante il tragitto lei incontrerà anche una sua amica, infatti si saluteranno, chiacchiereranno e poi ognuno per la sua strada. Ma dopo 2 ore la ragazza ancora non è tornata e la madre, abbastanza preoccupata, allerta il marito, il quale, insieme al cognato Giovanni, corre a cercarla. Una volta arrivati alla fonte, Antonio, il padre di Elvira e Giovanni, trovano le ciabatte di Elvira e la brocca a terra e insieme a loro c'era una grossa chiazza di sangue. Tra l'altro ci sono anche dei rami spezzati e segni di trascinamento verso il bosco delle Purghe, che era un bosco molto fitto e era attraversato da un canale di scolo chiamato il Botro della Lupa. I due così si incamminano seguendo i segni di trascinamento e si troveranno davanti una scena a dir poco inquietante. A terra infatti troveranno il corpo di Elvira ancora caldo con una grossa ferita che le taglia la gola e altre 3 ferite alla testa. I due, pensando di aiutarla, spostano il corpo, ma in realtà come risultato avranno semplicemente compromesso tutta la scena del delitto. In paese intanto c'è la processione della festa del Corpus Domini ed ecco perché questo viene chiamato anche delitto del Corpus Domini. Ma tornando ad Elvira, lei che nel frattempo è stesa lì, viene vista anche da 2 ragazzi che chiamano immediatamente i carabinieri. Ma purtroppo per Elvira non c'è più nulla da fare perché il sangue le è entrato nei polmoni e lei è morta di soffocamento. Tra l'altro l'asciugamano e le sue mutandine sono spariti. Così non restava altro da fare che scavare nella vita di Elvira per capire chi potesse essere il colpevole. Durante le indagini emersero vari elementi, come ad esempio il fatto che Elvira temesse di essere rimasta incinta, ma non del suo ragazzo, perché si dice che Elvira aveva confidato ad una maga della zona che lei aveva avuto una relazione con un uomo sposato e che inoltre temeva anche di morire. E infatti molto velocemente ipotizzarono che questo uomo di cui parlava Elvira non era altro che il figlio dei Salt, che, se ricordate, era la famiglia dove Elvira lavorava come domestica. Ma questa ipotesi cadde subito perché il ragazzo aveva un alibi e il giorno del delitto lui era a Roma. Tra l'altro, tra i sospettati c'era anche un parente di Elvira, ma il maresciallo Leonardi era convinto che il colpevole era il suo ragazzo, ossia Ugo Ancillotti. Ma perché però erano così convinti che era Ugo? Ugo, secondo loro, era stato tra i primi ad arrivare sulla scena del delitto, ma aveva già i pantaloni macchiati di sangue. Ma perché quindi avrebbe dovuto uccidere Elvira? Il movente
a quanto pare, era la gelosia. Infatti il due si avevano un rapporto, diciamo, di prendi e lascia, e quindi probabilmente non andavano così d'accordo. Però Ugo non confessa e non dice nulla, quindi il processo inizia nel 1949 a Pisa, ma diventò subito un caso molto mediatico e c'erano molti scontri tra colpevolisti e innocentisti. Così decisero di trasferire il caso, cioè il processo, a Firenze, ma anche qui diventò molto mediatico. Ma comunque, durante questo processo, Ugo fu difeso gratuitamente da Giacomo Picchiotti, che era un avvocato parlamentare socialista, insieme ai colleghi Gattai e Gelati. Questo processo era basato su prove inconsistenti, infatti il procuratore chiese 18 anni invece dell'ergastolo. Ma i capi d'accusa furono smontati tutti. Infatti, il giorno dell'omicidio, i due fidanzati erano stati a messa fino alle 13.30, quindi Ancillotti non avrebbe potuto avere il tempo di organizzare l'omicidio. Tra l'altro, anche il sangue sui pantaloni era una prova da escludere, perché a quanto pare aveva delle macchie molto molto piccole che non erano compatibili con la violenza che del vero e proprio omicidio. Tra l'altro, come se non bastasse, al fianco al cadavere di Elvira c'era l'impronta di una scarpa numero 40, ma Ugo portava il 43. Il 21 luglio 1949 Ugo fu assolto per insufficienza di prove. E infatti questa sentenza fu confermata in appello. Così l'uomo tornò a vivere a Toiano e si continuerà a proclamare innocente finché non morirà il 30 marzo del 2013. Dopo tanti anni il caso di Elvira resta ancora irrisolto, infatti l'assassino non verrà mai trovato. E a noi resterà solamente il ricordo di una ragazza di 22 anni che sognava di sposarsi, ma in realtà il suo vestito da sposa lo indosserà per il suo funerale. Ed è così, ragazzi, che io ho finito di parlarvi di questo caso, ma volevo aggiungere una cosa per chi fosse interessato. Si dice che il fantasma di Elvira vaga ancora in quel bosco. Infatti in quel bosco gli hanno messo una lapide commemorativa. E infatti se voi cercate su YouTube, ma un po' dappertutto, vi usciranno molte persone che sono andate ad indagare dicendo di aver anche avvistato il fantasma di Elvira. Io ovviamente non so, però se a qualcuno può interessare sappiate che ci sono molti video a riguardo. Detto questo, ci vediamo al prossimo caso.